Abbiamo realizzato il primo DVD con la legalità a Forcella, che loro mi hanno insegnato che cos'è la legalità. E io, seguendo allora a Padre Luigi, all'associazione Polis e altre persone, ho pensato di fare questo DVD e lo stiamo, diciamo, vendendo a poco prezzo per l'associazione di Annalisa Durante di mia figlia. E queste, diciamo, si stanno vendendo, perché a Forcella stanno passando un sacco di turisti. Lui è Giovanni Durante, padre di Annalisa, uccisa per errore a 14 anni nel 2004 in uno scontro a fuoco fra due bande rivali. Siamo a Forcella, dove Giovanni da allora ha creato un punto di ritrovo nell'ex Supercinema, uno spazio libero per idee e sperimentazioni, non solo teatrali, che attende ancora di essere utilizzato nel pieno delle sue potenzialità. È qui che è stato ideato e realizzato il DVD La vecchia Napoli e i suoi quartieri, per raccontare i luoghi della città non come in una guida, ma in un modo diretto ed autentico. E trattandosi di Forcella, l'accento deve andare sull'assoluta legalità dell'operazione. Nessuna contraffazione, bollino SIAE regolare, 5 euro il prezzo e 200 copie vendute nei primi due giorni. L'idea è stata ispirata dai turisti che visitavano Piazza Forcella. Fermandosi a vedere la scenografia ispirata a Natale in casa Cupiello o le pareti, colme di foto e ricordi della vita del quartiere, chiedevano spesso notizie e curiosità legate al territorio. E così Giovanni Durante ha raccolto migliaia di fotografie antiche e ne ha prodotto un DVD in 1000 copie che presto andranno sicuramente a ruba. Per modo di dire, ovviamente, perché in questa piazza, almeno, la battaglia della legalità Giovanni la sta vincendo giorno per giorno, anche con la sua voglia di attrarre attenzioni positive e di far parlare di Forcella con parole diverse. Ma per far capire pure alla gente di Forcella che se cambiamo con la cultura e onestamente spero che di portare i turisti a Forcella.